Quando tutto questo è ben compreso e il candidato si accinge all'opera, egli seguirà un ben definito metodo di allenamento nella formazione del carattere e in primo luogo si costruirà ciò che si suol chiamare un ideale. Cerchiamo di farci un'idea chiara di ciò che significa la parola ideale. La mente che lavora nel proprio ambito costruisce un'immagine interna i cui elementi sono presi in gran parte dal mondo esterno. Ma benché il materiale sia proveniente dal mondo esterno, l'idea è il risultato dell'azione interna della mente sul materiale. L'idea, considerata nel suo più alto significato, è cosa astratta. E se ci rendiamo conto come l'idea astratta viene formata nella consapevolezza del cervello, avremo la comprensione di ciò che significa la parola ideale. Un piccolo esempio chiarirà il processo. Prenderò il vecchio esempio dell'idea astratta di un triangolo. L'idea di un triangolo può essere acquistata in un primo tempo dalla coscienza del cervello nel bambino per mezzo dello studio di molte figure che gli dicono essere dei triangoli. Egli noterà che questi hanno forme diverse, che sono composte di linee che vanno in varie direzioni. Il bambino, guardandoli uno ad uno con la coscienza del suo cervello, troverà che essi sono estremamente diversi uno dall'altro e li considererà come altrettante figure distinte, senza riconoscere certe caratteristiche che li uniscono tutti sotto il medesimo nome. Ma a misura che egli procede nel suo pensare, impara gradatamente che vi sono certi definiti concetti che sottostanno all'unico concetto del triangolo. Per esempio, il triangolo ha sempre tre linee e non di più. Ha sempre tre angoli. Questi tre angoli, messi insieme, hanno sempre un certo definito valore. Le tre linee. Tutti questi differenti concetti gli appariranno a misura che studia e la mente, lavorando sull'insieme di essi, ne estrae ciò che si chiama l'idea astratta di un triangolo, che non ha nessuna particolare dimensione, nessuna forma particolare e nessun angolo particolare preso separatamente. E questa idea astratta è formata dal lavoro della mente su tutte le molteplici forme concrete per quanto riguarda la coscienza del cervello. Di quale più grande idea tutto ciò può essere riflesso, ora non voglio considerare. Ma è così che nel cervello si forma un'idea astratta, che non ha né colore, né forma, né alcuna speciale caratteristica di un'unica forma, ma che racchiude entro di sé tutto ciò che unifica le molteplici forme. E così, quando noi formiamo un ideale, si tratta di un'idea di questo genere astratto. È il lavoro della facoltà che ha la mente di costruire immagini, che estrae l'essenza di tutte le varie idee che si è fatta delle grandi virtù, di ciò che è bello, di ciò che è vero, di ciò che è armonioso, di ciò che è compassionevole, di tutto ciò che è, in tutti i sensi, soddisfacente per le aspirazioni della mente e del cuore. Da tutte queste differenti idee, che già sappiamo essere limitate nella manifestazione, viene estratta l'essenza e poi la mente costruisce e proietta una vasta eroica figura nella quale tutto è portato alla perfezione, nella quale tutto raggiunge la sua più alta e completa espressione, nella quale noi non trattiamo più con le cose che sono vere, ma con la verità. Non più con le cose che sono forti, ma con la forza. Non più con le cose che sono tenere, ma con la tenerezza. Non più con gli esseri che amano, ma con l'amore. E questa figura perfetta,
potente ed armoniosa in tutte le sue proporzioni, più grande di qualsiasi cosa da noi mai veduta, ma non più grande di quanto nei rari momenti di ispirazione lo spirito ha fatto intravedere alla mente, ebbene questo è l'ideale di perfezione che l'aspirante forma di se stesso, che raggiunge il massimo della perfezione che gli può concepire, mai dimenticando però che il suo ardito sognare non è che pallida ombra della realtà, da dove questo riflesso è venuto. Poiché nel mondo del reale esiste in luce vivente ciò che quaggiù egli vede come in un riflesso di colore, ondeggiante alto nei cieli, al di sopra dei picchi nevosi dell'aspirazione umana. È ancora soltanto l'ombra della realtà donde il riflesso proviene. Non è che quanto la mente umana può immaginare del perfetto, del sublime, del definitivo tutto che noi cerchiamo. L'ideale che l'aspirante forma è ancora imperfetto, perché così deve essere. Ma per quanto imperfetto sia, per lui è non di meno l'ideale secondo il quale il suo carattere dovrà formarsi. Ma perché costruirsi un ideale? Coloro tra voi che mi hanno finora seguito nel lavoro del pensiero sapranno perché l'ideale è necessario. Permettetemi di citarvi due frasi che appartengono rispettivamente a due grandi scritture, una indù e l'altra cristiana, per dimostrarvi come gli iniziati parlino dei medesimi fatti. E non importa la lingua di cui si servono, non importa a quale civiltà le loro parole siano rivolte. Sta scritto in uno delle più mistiche delle Upanishad, la Chandogya, quanto segue. L'uomo, una creatura di riflessione, diventa simile a ciò su cui riflette. Perciò rifletti su Brahman. E molte migliaia di anni dopo, un altro grande istruttore, uno dei fondatori del cristianesimo, scrisse lo stesso pensiero espresso in altre parole. Leggiamolo. Noi tutti, contemplando a faccia aperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo di gloria in gloria trasformati nella medesima immagine. Notate le parole, contemplando come in uno specchio. Effettivamente la mente è lo specchio e le immagini passano su di esso e in esso si riflettono e lo spirito, che nello specchio della mente contempla la gloria del Signore, di gloria in gloria viene trasformato in quella stessa immagine. Dunque, sia che voi prendiate l'oratore indù o quello cristiano, sia che voi leggiate le scritture degli indiani o quelle del saggio d'Occidente, è sempre il medesimo insegnamento della fratellanza che affiora, quello cioè di formarsi un ideale onde poterlo riflettere, perché quello su cui la mente pone la sua ferma dimora, inevitabilmente sarà ciò che l'uomo diventerà. E come dovrà procedere la formazione dell'ideale? Questo è quanto dobbiamo ora considerare. Per mezzo della contemplazione, ponderatamente, con scopo definito, scegliendo l'ora e non permettendo di esserne distolto, il nostro aspirante, che sta disciplinando il suo carattere, contemplerà giorno per giorno l'ideale che si è formato. Egli fisserà la mente su di esso e lo rifletterà costantemente sulla sua coscienza. Giorno per giorno egli ne rivedrà il profilo, giorno per giorno poserà su di esso il suo pensiero e a misura che contempla inevitabilmente nel suo intimo sorgerà quella riverenza e quella venerazione che conducono all'adorazione. Il grande potere che trasforma, per mezzo del quale l'uomo diventa la stessa cosa di ciò che adora.
E questa contemplazione sarà essenzialmente la contemplazione della riverenza e dell'aspirazione. Man mano che l'uomo contempla, i raggi del divino ideale splenderanno su di lui e l'aspirazione verso l'alto aprirà le finestre dello spirito per riceverli. Questi raggi lo illumineranno dall'interno, proietteranno anche una luce all'esterno. E l'ideale, ininterrottamente splendente su di lui e dentro di lui, segnerà il sentiero lungo il quale i suoi passi lo dovranno condurre. Per poter così contemplare, egli deve allenarsi nella concentrazione. La mente non deve disperdersi, come tanto spesso avviene a tutti noi. Dobbiamo imparare a fissarla e a fissarla con fermezza. Per ottenere tale risultato dobbiamo lavorare continuamente, in tutte le cose comuni della vita. Bisogna fare una cosa per volta finché la mente risponderà obbedientemente all'impulso e bisogna farla con l'energia concentrata in modo da far convergere tutta la mente verso un unico punto.